Ebbene, c'è un'altra bambina, anche lei molto piccola, che è stata abbandonata. Questa volta siamo a Palermo, come vi dicevo, e la piccola è stata abbandonata, sì, ma in ospedale. E sapete perché? Perché era positiva al coronavirus. I medici l'hanno chiamata Aurora. E lì per noi c'è Elena De Vincenzo. Siamo in diretta all'ospedale. Elena, vengo da te e ringraziamo anche il primario che è il nostro ospite. Raccontaci questa storia, raccontateci innanzitutto come sta la piccola Aurora. Ecco, lo chiediamo subito allora al direttore, al dottor Giordano, perché lui e gli infermieri, i suoi medici si stanno occupando della piccolina. Dottore, come sta innanzitutto? Buonasera a tutti. La piccolina sta bene già da alcuni giorni. Era venuta con una sintomatologia di tipo respiratorio, quindi con tosse, con febbricola, con scollo di naso. E in quanto piccola le direttive sia nazionali ma anche quelle del nostro assessorato prevedono appunto che venga fatto il tampone per il coronavirus. È stato fatto, è venuta positiva, ma ormai già sta bene, ecco, insomma. Non ci sono problemi per la sua salute assolutamente. E questa è sicuramente la bella notizia. Non c'è però nessun familiare accanto a questa bimba, dottore, ci siete voi? Sì, ci siamo noi, perché la bimba è stata accompagnata in pronto soccorso da una parente che le forze dell'ordine stanno cercando di identificare, la quale dopo 7 giorni di convivenza con la bambina ha deciso di andarsene e lasciarla da sola. Quindi si trova da noi per ora da sola, accudita dal personale che si prodiga per curare una bambinetta di tre mesi, che è praticamente tutte le esigenze, dal latte al cambio del pannolino, eventuali rigurgiti e anche essere coccolata. Allora, dottor Giordano, ci aiuti a capire una cosa. La mamma della bambina a un certo punto è andata via. Allora, diciamo che stiamo parlando di questa storia, siamo a Palermo. Questa bambina arriva, ricostruiamo un attimo, arriva perché ha dei sintomi influenzali, arriva in ospedale con la mamma, viene chiaramente accolta in ospedale, si fa il tampone e il tampone dice che la piccola era positiva. La mamma sta con la bambina una settimana, a quel punto cosa succede? Che la mamma sparisce nel nulla, ma non si hanno più notizie di questa donna? Guardi che non è la mamma. Ecco, non è la mamma. Cioè non sappiamo chi sia. Ah, ecco. Non è la mamma, quella che l'ha condotta in ospedale non è la mamma, non sappiamo dove sia la mamma, di questo se ne occupano le forze dell'ordine. Quindi è una zia, è una persona che comunque ha portato... Di fatto la piccolina... Non sappiamo chi è. La prima volta è arrivata con una presunta zia, la seconda volta con un'altra presunta parente. Dov'è la mamma? Chi è la madre? In questo momento non lo sappiamo. Esattamente. Lei diceva se ne occuperanno naturalmente gli inquirenti, ma quindi questa bambina verosimilmente resterà con voi a lungo ricoverata? Ma guardi, fino a quando non si deciderà dove dovrà essere assegnata, a qualche casa di accoglienza probabilmente. Ecco, ma adesso... Aspetterà poi al Tribunale dei Minori decidere il futuro della bimba, esatto. Ma adesso le condizioni di salute, al di là della positività al virus, come sta la bambina? No, la bambina sta bene, si alimenta, partecipa all'ambiente, non ci sono problemi, le ripeto, da un punto di vista di salute non ci sono problemi assolutamente, la bambina sta assolutamente bene. È uscita fuori da quei primi giorni, diciamo così, in cui le condizioni cliniche erano modestamente compromesse, però tutto sommato, ecco, non ci sono stati problemi. Ecco. Grazie dottor Giordano. Alberto. Grazie. No, volevo chiedere un'ultima cosa al dottore, se si è fatto vivo qualcuno in questi giorni, visto che la notizia comunque oramai è pubblica, se è arrivato qualcuno in ospedale, qualche famiglia si è fatta avanti per eventualmente prendere in cura questa bambina. Stiamo parlando di questa bambina che è stata evidentemente abbandonata dopo una settimana in ospedale a Palermo. Quindi le chiedo, dottore, qualcuno si è fatto avanti per magari con la volontà di accogliere sicuramente... la bambina? Sì, la volontà di accogliere la bambina c'è, cioè, ci sono state alcune persone che si sono fatte avanti, però di questo poi ovviamente se ne occuperà il Tribunale dei Minori, non è un problema diciamo nostro. C'è molta attenzione accanto alla bambina, sono stati anche portati degli indumenti per lattante, assolutamente sì,
Assolutamente sì, c'è molta solidarietà attorno a lei. Grazie. Grazie dottore, grazie e buon lavoro a lei e alla sua equipe. Sì, cerchiamo allora grazie di ricostruire. Grazie a lei questa vicenda. Il 12 ottobre una donna si presenta al pronto soccorso all'ospedale pediatrico di Palermo, ha con sé una bimba piccola, la bimba ha la febbre, viene fatto un tampone, si vedrà che è positiva al coronavirus e poi cosa succede? La ricostruzione con la nostra Elena De Vincenzo, guardate. Lasciata in ospedale a 4 mesi di vita, dopo che era risultata positiva al Covid. Perché? Panico da pandemia o un abbandono voluto, cercato per altre ragioni? Palermo, la struttura che si sta prendendo cura della piccolina, che per ora qui hanno chiamato Aurora, è questa, l'ospedale di Cristina. Aurora è lì al secondo piano, malattie infettive. Fuori ci sono genitori, nonni, zii, gli affetti di cui dovrebbe essere circondata la vita di un bimbo. Non per Aurora, i suoi parenti l'hanno lasciata qui, ricostruiamo i fatti. Una decina di giorni fa si presenta una donna al pronto soccorso, dice di essere la zia della bimba che ha la febbre. Subito il tampone, la piccola risulta positiva al Covid e allora l'ospedale chiama la zia che dice qualcosa tipo siamo in macchina, ci stiamo spostando. Però la piccola, per fortuna, viene portata all'ospedale, ma ad accompagnarla c'è un'altra donna, tampone anche per lei, entrambe ricoverate. Passa una settimana e il secondo tampone all'accompagnatrice risulta negativo e questa sparisce e al telefono nessuna risposta, irrintracciabili. Dov'è la madre di Aurora? La polizia sta cercando di rintracciare i familiari per capire quali siano le reali intenzioni della madre. Allora, prima di tornare in diretta a Palermo, questa storia incredibile riguarda questa bambina abbandonata in ospedale perché positiva al coronavirus, anche questa è una neonata, per fortuna sta bene, ce l'ha detto prima il primario di pediatria che se ne sta occupando, ho i dati del contagio di oggi. Guardiamoli insieme, e anche oggi purtroppo non sono buone notizie. Come vedete i contagi sono aumentati, sono più di 16.000, quindi un incremento rispetto al dato di ieri che già segnava un primato negativo per la crescita dei contagi. I tamponi sono 170.000, aumentano i morti, ci sono quasi 10 morti in più rispetto a ieri e questo è un dato davvero che fa male, che segnala, come dire, che l'emergenza si fa sempre più in qualche maniera importante e aumentano le terapie intensive. 16.079 contagi di oggi, effettivamente questo è un numero che non abbiamo mai visto finora, quindi il contagio purtroppo aumenta. Tra poco commenteremo questi dati insieme agli esperti per capire anche quello che sarà, diciamo, il nostro futuro prossimo. Torno da Elena De Vincenzo a Palermo. Abbiamo detto che questa bambina di pochi mesi sta bene, lei si trova proprio lì all'interno dell'ospedale pediatrico dove la piccola è stata abbandonata dopo una settimana. Cosa accade adesso, Elena? Cioè, quanto tempo dovrà stare lì la piccola e quando è che poi magari, se non si fanno vivi i genitori, sarà in qualche maniera data in affidamento? Sì, Alberto, sicuramente finché la bambina non sarà in qualche modo libera da questo virus, la certezza che resterà qui in ospedale, dove l'avete sentito appunto prima il direttore Giordano, è coccolata dai medici, dagli infermieri e anche da persone che si sono fatte avanti per portare dei beni di prima necessità. Poi spetterà al Tribunale dei Minori decidere in quale struttura mettere la bambina, solo se naturalmente non si farà avanti nessun familiare. Certo. Su questo sta lavorando la polizia, naturalmente la questione è piuttosto delicata perché la bimba è stata lasciata in un ospedale, dunque in una struttura che può occuparsi di lei, ma certo bisogna capire che cosa è successo, se davvero c'è una madre che non vuole più stare insieme alla sua piccolina di 4 mesi, e a quel punto il Tribunale dei Minori deciderà il da farsi. Alberto. Grazie Elena De Vincenzo, questa bimba si chiama Aurora, però vi devo dire, ne abbiamo parlato di Zeno l'altro giorno, non è un caso isolato questo, secondo la Fondazione Rava in Italia ci sono ogni anno più di 50 bambini che non vengono riconosciuti, ma i casi sono ancora di più se consideriamo tutti quelli che vengono abbandonati. Guardate, con Alessandro D'Alessandro.
Abbandonati per strada in un parco, lasciati nei cassonetti, condannati a morire o come nel caso del piccolo ritrovato a Verona, protetti in qualche modo per salvargli la vita. Anche lui, Zeno, come è stato chiamato dai medici dell'ospedale, ha rischiato di non farcela. Abbandonato in un angolo su un marciapiede, si è ritrovato circondato poi dall'affetto e il calore di persone che si sono prese subito cura di lui. Ma sono tanti altri i casi di bambini abbandonati negli ultimi anni nel nostro paese, da nord a sud. L'ultimo a Palermo, dove una donna, quando ha scoperto che la sua bambina di circa 6 mesi era positiva al Covid, l'ha lasciata al pronto soccorso, rendendosi irreperibile. A Roma, all'inizio dell'anno, è stato abbandonato un bimbo di 7 mesi in carrozzina per strada e un altro a Napoli, all'interno di un parco pubblico. Nel 2015, una neonata è stata abbandonata alla chiesa di Santa Maria di Sala a Venezia, lasciata in un sacchetto della spesa verde, in un fagottino rosa, lavata e pulita. E ancora a Caserta un altro piccolo di 4 mesi è stato abbandonato nel cortile di una chiesa. Era in un seggiolino, con lui un corredino e una coperta del Napoli. Eppure un'alternativa c'è, sono le culle per la vita, culle termiche, come quella in cui è stato lasciato un neonato nella parrocchia di San Giovanni Battista, a Bari, lo scorso luglio. In Italia ce ne sono una cinquantina e sono la versione nuova e tecnologica della ruota degli esposti, posizionate in aree riservate, attinenti ad ospedali, dove il neonato può essere lasciato in sicurezza. Quello che invece non è accaduto a Zeno, che per fortuna è stato trovato in tempo e adesso, pur nella tragedia dell'abbandono, sta bene, accudito e circondato dall'affetto di tante persone.